una delle conseguenze della soggettività del bello, cioè è bello ciò che piace, come abbiamo detto nella lezione precedente, è quello che io chiamo il libere tutti. Qualsiasi artista reale o sedicente tale, di fronte a una reazione negativa di un critico o anche di un conoscitore, dice: vabbè, non piace a te, piacerà ad altri. E allora questo ha fatto sì che tutti si sono prodotti in opere delle quali è difficile dire qual è non tanto la bellezza quanto il senso. Il massimo di questa tendenza è stato raggiunto con le cosiddette installazioni, che sono oggetti generalmente poveri, pietre, legni, più o meno schegge di legno, balle di paglia talvolta, anche oggetti rotti come l'ombrello, che vengono sistemati in uno spazio in dimensioni più o meno grandi, e si dice che questa è una installazione numero uno, numero due, numero tre, e l'artista interrogato non dice cosa lui voleva significare, se non cose generiche, quali l'angoscia del nostro tempo, oppure l'insignificanza del tutto. Effettivamente queste opere sono insignificanti, ma di questo parleremo in una lezione successiva. Ci sono delle opere che sono invece di transizione tra l'arte come eravamo abituati a vederla fino, diciamo, a Picasso, che pur essendo un astrattista e anche uno che scomponeva le figure a suo modo, tuttavia nel filone classico, e l'arte poi del libere tutti che dell'installazione. Questa cosa che sta in mezzo sono delle figurazioni, indubbiamente. Ma figurazioni di cui è difficile dire qual è il loro senso, non tanto significato, che cosa vogliono comunicare. Una di queste opere la dobbiamo a un artista chiamato Luigi Gheno, contemporaneo, il quale ha avuto modo di installare in vari luoghi della città di Roma sue opere. Questa di cui voglio parlare è situata a Largo Fochetti, a Roma, al centro dell'incrocio, altezza da 2 a 3 metri, e ha una forma ovoidale, vagamente ovoidale allungata, ed è costituita, quel che sembra, da una serie di ottegamini, oppure barattoli di qualcosa, incollati a un tronco centrale. Quindi è un assemblaggio di questi barattoli e di altre cose poco interpretabili, diciamo detriti, insieme formano questo ovoide, questa figura ovoidale, e io, per quanto mi sia sforzato, non sono riuscito a trovare un senso. Una critica che ho letto dice che questa è una meridiana che segna il passare delle ore in questo importante incrocio della viabilità romana. Ma a parte il fatto che la meridiana non serve come spartitraffico, quale questo è in effetti. E poi non c'è nulla della meridiana. La meridiana è una cosa diversa, deve far passare da una certa fronditura un raggio di sole che deve andare a colpire una figurazione zodiacale più o meno sul pavimento. Qualche altro critico ha detto che le direzioni di queste file di barattoli, che sono varie e divaricate, indicano lo smarrimento del presente, della condizione umana oggi, con l'impossibilità di trovare una direzione privilegiata o accreditata da una dottrina lungo la quale dirigersi. Ecco, qui fa capolino quella che è l'arte concettuale, e credo che anche questo di Gheno si possa ascrivere a questa tendenza dell'arte concettuale. L'arte concettuale è sconcertante perché presenta degli oggetti qualsiasi, dando un titolo o non dando un titolo, dicendo senza titolo, e pretende che questi oggetti abbiano un senso artistico. Ora, certamente non hanno niente a che fare con la definizione di arte che abbiamo adottata, quella di Tommaso, di una verità clara, vale a dire assoluta. Il primo o uno dei primi di questi artisti è stato Marcel Duchamp, il quale era pure un bravo pittore, un bravo artista, ma ha deciso a un certo punto della sua carriera di uscire dal consueto e intraprendere questa strada dell'arte concettuale, e come è noto ha installato su una parete, però rovesciato, un orinatoio da parete, l'ha intitolato Fontana, poi l'originale si è perso, ma tanto non era difficile trovarne altri esemplari presso i negozi sanitari, che si trovano in varie gallerie importanti, tra cui la Galleria d'Arte Moderna a Roma.
L'equivalenza dal punto di vista del design è un bel oggetto, è un triangolo. Gli uscià peraltro l'ha rovesciato e quindi non può fungere come fontana nel senso che lui intendeva, cioè come urinatoio. E ha una forma triangolare con il vertice verso il basso, la base verso l'alto ed è tutto lì, di ceramica, come sono tutti i sanitari. Un'altra opera, sempre di Duchamp, è la ruota di bicicletta fissata su uno sgabello. I raggi, il cerchione pneumatico, lo pneumatico come si dice, e poi c'è lo scolabottiglie, un attrezzo che si usa perché ha molte bottiglie da lavare e poi da asciugare, sono dei pioli, si infilano le bottiglie per il collo in questi pioli, su questi pioli le bottiglie facendo scorrere le gocce verso il basso si asciugano. Ora, come si fa a distinguere l'oggetto ordinario, e questi tre che abbiamo citato sono oggetti ordinari, da un oggetto che vuole avere un senso particolare, un senso forte, cioè fornire un messaggio? Se anche questi tre oggetti ordinari hanno un senso e comunicano qualcosa, quindi contengono un messaggio da esprimere con questa forma di arte concettuale, allora tutto ha un senso, qualsiasi oggetto ha un senso e quindi tutto è arte, ma se tutto è arte, niente arte. E certamente non si ha più bisogno né degli artisti, né dei musei, né della galleria, né della critica. Altre cose sono più, altre opere di questo genere, di questa tendenza, sono più concettose, diciamo, con un gioco di parole. Ad esempio, c'è un pittore che, di cui non mi ricordo neanche il nome, che mette su una tela o su una tavola la figura di un teorema di geometria o di una legge di fisica. E secondo lui questa è un'opera perché certamente questa figura racchiude un concetto, la legge di geometria o la formula della fisica. In questo caso lui ha messo in scena due vettori, che sono, come sapete, dei segmenti che definiscono una forza nella sua direzione applicativa, e sostiene che la presentazione, potremmo dire in pompa magna, cioè in cornice o sulla parete di una galleria, di questa figurazione che rappresenta un concetto della geometria della fisica è un'opera d'arte. Ora, io qui vorrei invocare il cosiddetto principio di economia, cioè ogni disciplina, ogni tendenza, ogni stile ha senso e ha diritto di esistere se esprime qualcosa che non si può esprimere in altro modo se non col suo linguaggio. Questo è il principio di economia, l'economia è la scienza dell'utile, in questo caso quello stile, quella tendenza, quel linguaggio ha un senso perché riesce a essere utile nell'esprimere qualcosa che altrimenti non sarebbe esprimibile. Ora, per quanto riguarda i concetti, il discorso è semplice, i concetti si esprimono con delle parole o con dei disegni di carattere tecnico, come i vettori o un triangolo o qualsiasi altra figura geometrica. Non si vede alcuna necessità di metterle in una cornice, attaccarle alla parete di una galleria e titolarle con una formula generica tipo senza titolo, che però le istituzionalizza, come dicono loro, come opera d'arte. Non basta la istituzionalizzazione, perché anche delle persone che sono considerati geni, e quindi il loro gene è istituzionalizzato, poi se si guarda bene non sono geni affatto, sono stati capaci di manipolare chi poteva attestare questa loro genialità, l'hanno ottenuta, ma non per questo rimangono geni. Comunque i concetti si esprimono con delle parole e delle figurazioni tecniche e non c'è alcuna necessità di ricorrere all'arte. Abbiamo parlato nella lezione precedente delle cose belle, anche se brutte dal punto di vista estetico. Adesso c'è il caso contrario, ci sono cose che apparentemente sono belle, non sono brutte, ma che sono brutte. È esattamente il rovescio di quanto diceva Tommaso, pulcra quam sturpia. Sono belle anche se all'apparenza sono brutte, dal punto di vista estetico potremmo dire, nel senso ordinario della parola estetico. Nel caso che adesso vado ad analizzare, avviene esattamente il contrario. All'apparenza sono belle, o fanno di tutto per apparire belle, però in realtà sono brutte nel senso artistico, perché non hanno alcun significato. È il caso del kitsch. Il kitsch è qualche cosa che fa di tutto per apparire bella, però bella non è. Sono il regno del kitsch e il regno dei souvenir. I souvenir dei luoghi artistici,
delle cose artistiche nei luoghi turistici di grande affluenza rientrano nella classe del kitsch, ad esempio la gondola di Venezia. La gondola vera è un oggetto bellissimo, potremmo dire un oggetto di design stupendo, nella sua linea, nei suoi colori, nella sua anche sobrietà. Ecco, la prima spia dell'insuccesso del tentativo di trasformare artisticamente la gondola è la ridondanza, che come sapete, come abbiamo già detto, è il veleno dell'arte, la ridondanza. Anche qui rientra il senso della legge economica della linguistica della comunicazione. Nessun segno presente in un'opera ha diritto di essere presente in essa se non esprime qualcosa di peculiare, che soltanto esso può esprimere. Quindi qualcosa in più che non esprime nulla, quindi non aggiunge nulla, è una ridondanza e disturba l'insieme dell'opera come le bancarelle davanti alla Fontana di Trevi, di cui abbiamo già parlato. Che succede con la gondola di Venezia? Che la gondola souvenir eccede in segni che vorrebbero essere significanti. Si vedono dei merletti, si vedono dei damaschi dentro l'alloggiamento centrale dei viaggiatori sulla gondola, ci sono dei colori e così via. E quindi, in questo modo, anche se il modello della gondola, sobrio, così come la gondola, potrebbe essere valido così allestito, così addobbato, non è più bello e rientra nel kitsch. Ecco, qualcosa del genere si ha anche in quel kitsch che è la Torre di Pisa, costruita in alabastro, che come sapete è un marmo, una pietra trasparente, con una luce all'interno per cui si vede rifulgere di questa luce. Ora, la Torre di Pisa vera, che è una bella opera architettonica, rifugge di luce, ma non è una luce interna, come se fosse un palazzo di notte, per esempio tutta quella visione di New York di notte, dove gli edifici risplendono perché sono illuminati dall'interno, e lì va bene. In questo caso la Torre di Pisa, illuminata dall'interno, non va bene. È un tradimento della Torre di Pisa vera, che è di marmo bianco, di pietra bianca, e risplende dall'esterno, non dall'interno. E questo è il kitsch. Allora, abbiamo finito col brutto, cerchiamo adesso di consolarci con qualche cosa di bello. L'opera bella di cui vorrei parlare è un'opera del periodo impressionista di Seurat, inizio del Novecento, e è intitolata La Grande Jatte. La Jatte è un'isola sulla Senna, a Parigi. E sulle sue rive, che sono dei bei prati, si recavano molti parigini la domenica per un'escursione fuori città, però a portata di mano. E cosa ha di strano questa rigorosa rappresentazione di Seurat? È veramente rigorosa. Tutto è al suo posto, ogni segno è significante. E il messaggio non è del tutto evidente, non è evidente a prima vista, ma c'è, quindi comunica qualcosa, quindi è depositaria, custode e comunicatrice di una verità clara, una verità che ci appare nel suo splendore, che significa depurata da tutte le presenze accidentali, casuali e non significative. Poiché questa è la spiaggia, per così dire, la spiaggia di un fiume, ci attenderemmo che la domenica ci sia gente in costume da bagno, più o meno svestita, che prende il sole, che in effetti c'è, anche se è un sole pallido, come talvolta quello di Parigi. Invece no, è esattamente il contrario. La gente è perfettamente agghindata, cioè vestita nel modo più elegante possibile. Gli uomini hanno la tuba. Le donne hanno la gonna con l'impalcatura sotto in modo che la gonfia all'altezza dei fianchi, che arriva fino a terra naturalmente, come nell'epoca, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, poi questa moda è tramontata, e sono lì per mostrarsi. Alcuni hanno l'ombrellino per ripararsi da quel sole che non chiede nessuno schermo perché è un sole abbastanza debole, ma l'ombrellino faceva parte della mise di una signora di un certo livello sociale, e quindi ce l'hanno.
anche le bambine e i bambini sono agghindati, ci sono due presenze, anzi tre presenze strane, una scimmietta al guinzaglio, all'epoca c'era questa mania, un cagnolino e poi c'è al centro della scena un suonatore di piffero, il quale si potrebbe dire tenta disperatamente di attrarre l'attenzione dei presenti, ma non ci riesce perché questi presenti guardano dritto davanti a sé, non si curano della scena, non si curano di quello che accade intorno, sono lì per mostrarsi, quindi ognuno di loro non guarda gli altri perché vuole che gli altri guardano lui. Questo è il senso del mostrarsi. Ecco, e questo è un primo significato. Un secondo significato, oltre a quello del mostrarsi, è quello della dignità borghese. Queste persone così agghindate, così elegantemente vestite, sono dei borghesi e parte integrante della dignità del borghese è di essere sempre in sé, di non esprimere sentimenti, di nasconderli. È l'etichetta e l'etica anche borghese, non mostrare mai delle emozioni, essere sempre controllato, sia per gli uomini che soprattutto per le donne, specie in pubblico. Queste donne, alcune di loro potevano essere anche ammirate da qualcuno, però loro, le donne ammirate, non dovevano dare a intendere a nessuno, meno che mai all'ammiratore, di essere sensibile a quell'ammirazione. Questa è l'etica e l'estetica borghese, essere indifferenti rispetto a ciò che ci sta intorno, persone e cose. E tutte le persone presenti, tutti gli attori di questa scena, sono indirizzati verso il fiume, ma non guardano il fiume, guardano sopra il fiume. Come si dice, lo loro sguardo è ad infinitum, lontano. Perché? Perché in realtà non vedono nulla. Vedono se stesse che si mostrano agli altri, che però gli altri, tranne il pifferaio, non hanno nessuna voglia di ammirarle, di guardarle, perché anche loro sono impegnati a mostrarsi agli altri, nella speranza che gli altri li degnino di uno sguardo. Naturalmente non è lo sguardo per la persona, è lo sguardo per la mise, l'ammirazione per gli abiti, per l'eleganza, per la compostezza. Questo è il messaggio della grande Jatte. È l'indifferenza borghese verso l'altro, che è un grosso problema etico e sociale, l'indifferenza degli altri. Il senso dell'etica è invece l'attenzione e possibilmente l'ascolto, è ancora più importante la cura degli altri. Se invece c'è questa indifferenza programmata, studiata, praticata con tenacia, questo è esattamente il contrario di quello che è l'essenza dell'etica, anche se la borghesia, come cultura, non come classe, è stata la cultura dell'individualismo, dell'indifferenza, ognuno faceva i propri affari, cercava di farlo il meglio possibile e poi la sua soddisfazione, oltre al possesso dei beni e del denaro, era quello di comunicare agli altri col solo apparire che lui era riuscito nella vita, aveva avuto successo e quindi era una persona agiata e quindi elegante e quindi non bisognosa di altro, non desiderosa che altri si interessassero di lui o di lei se non per ammirarla. Questo è il messaggio complessivo dell'opera, la grande Jatte. Come dicevo, sfuggono a questa ferrea legge dell'apparire e del non interessarsi degli altri i due esseri innocenti che sono la scimmietta e il cagnolino e il povero pifferaio che sta lì per raccattare qualche moneta e quindi non è un borghese e non ha nulla da mostrare e vorrebbe che gli altri si interessassero a lui e soprattutto alla sua musica, che è ciò con cui si guadagna o tenta di guadagnarsi da vivere. Questa situazione dei borghesi che la domenica dice sarsi e si riposano, ma più che riposarsi escono in parata, cioè agghindati, eleganti per farsi vedere. Sartre l'ha rappresentata in un passaggio del suo grande romanzo, La nausea. Lui dice:
Esattamente, voglio leggerla perché è una rappresentazione perfetta di questa situazione, della borghesia in mostra, potremmo chiamarla. Una domenica pomeriggio a Bouville. Bouville è la cittadina della provincia francese in cui si svolge la storia della nausea, questo grande romanzo. Ecco cosa dice. La domenica cosa si fa a Bouville? Si va a passeggio. Tutti quegli uomini sembrano fluttuare dolcemente a qualche pollice dal suolo. Tutti si lasciano andare un po' all'indietro, la testa alta, lo sguardo lontano, ad infinitum abbiamo detto. Su qualche viso più abbandonato mi è parso di leggere un po' di tristezza, ma no, né tristi né gai, si riposano. Gli occhi spalancati e fissi riflettono passivamente il cielo e il mare. Dietro di me, nella città, nelle grandi vie dritte, al freddo chiarore dei lampioni, agonizza un formidabile avvenimento sociale, la domenica. Il parlante in questa scena è il protagonista della nausea, che è una persona che non lavora perché vive di rendita, e cerca di dare un senso alla sua vita senza riuscirci. Allora si applica all'essere delle cose e scopre che l'essere delle cose, una palissata di legno sotto la pioggia o qualsiasi altra cosa, dà le vertigini dell'insignificanza. E questo è il senso anche della grande Jacques du Serrat.